Benvenuti alla Camera dei Deputati. L'inverno finirà. Vincere lo Strega Giovani è stata per me una felicità incredibile per quello che mi ha portato, cioè girare i licei italiani. Non leggete, ve lo dico sinceramente, non leggete. Non è quel trucco tipo, però leggete, non leggete se non vi piace. Piacerà ballare. Se leggere vi piace così tanto che vi cambia la vita, leggete, se no è da stupidi, ma fate quello che vi può cambiare la vita, quello che vi piace. Già. Quando fini. La studentessa vincitrice del premio Biperbanca, TIN, un premio alla scrittura, Cal Awoke Imam dell'Istituto Statale Onnicomprensivo Galilei di Addis Abeba. Sono Gal e ho fatto la recensione di Dal tuo terrazzo si vede casa mia. Un mondo dove convivere pacificamente con l'altro comporterebbe uno sforzo eccessivo per alcuni. E vedremo chi cadrà per primo, noi o il mondo stesso. Il romanzo vincitore del Premio Strega Giovani 2018 è Questa sera e già domani di Ilia Levi. Vincitrice di questa quinta edizione del Premio Strega Giovani con 65 voti su 385 voti espressi. È talmente bello avere un libro che ti aspetta la sera sul comodino, oppure una storia. Lui dice, vabbè, vivi le tue passioni, ma questa passione ti permette di vivere molte vite. Questo c'è niente da fare, un libro non ti cambia la vita, te la scambia, ti mette una S. E io ho vissuto tantissime vite nell'infanzia. Comprati un mazzo di fiori, che poi ti do i soldi. Mi vengono in mente le parole di Woody Allen, no? Che diceva io leggo per legittima difesa. Viva il premio Strega Giovani, viva la lettura. Grazie.